yeah! Oh, man. What the hell is that? Oh, shit! That blew up real quick. Delta Squad forming up. Va bene, eccoci qua. Salve ragazzi, eccoci qua. Che cosa? 3 ore che sto aspettando che te selezioni il clone, prenditi quello con la... A me io sono randomico, ma che vuoi? Col corno, li abbiamo presi tutti. Ho deciso. Partiamo, sì, bravo, perfetto, ok. Salve ragazzi. Sono con Grievous, Rex, B e in compagnia anche di Sara, la sorella di B. Ecco qua. Bene. Buonasera, buonasera. Siamo? Buonasera. Allora, io sono uno Staffelfuhrer, quindi ora concentrati. Madonna, è un attimo fuori di contesto. Focus, ma va bene. Sull'obiettivo, non importa. Ich bin der Staffelfuhrer. Allora, prima di morire. Morto. Come le foto che ti ho mandato, Rex. Ma che cosa te faccio? Stavate facendo? Non replicherò. Non voglio sapere cosa. Sono troppo belle, io le volevo salvare. Non è come il conte. L'ho fatto apposta. Maledetto, erano troppo belle, cazzo. Te le racconto, poi sa. No. Vabbè, farò gli sticker. Farò gli sticker. La strategia. Allora, voi del pubblico che ci seguite, siamo lasciati l'ultima volta che dovevamo passare quel cazzo di ponte che l'avremmo fatto 35 volte. Per fortuna l'abbiamo fatto e siamo passati. In realtà no, perché io mi sono sacrificato per la... No, gli altri si sono sacrificati e io sono passato. Questi altri tre che vedete in realtà sono cadaveri, perché sono morti male anche. Se ben ricordate, io sono l'unico che ha passato il ponte, per grazia di Dio, mi trascinavo dietro. E grazie anche del fatto che mi sono portato dietro una molotov che mi ha parato il culo, perché sennò sarei morto pure io e non sarei qua ora. Allora, analizziamo. Non cominciare ad andare avanti per me. Sì. Allora, noi siamo la Grievous. Voglio di farti domande stupide. Che legione sei? Che religione sei? Che religione sei? Dimmi che religione sei. Ti tutto bene. Tutto bene. Io sono a. Una pistola sola. Non è che stavolta me la sono persa. Vero? No, stavolta solo uno. Confesso. Oh, smoker. C'è gente brutta. Ragazzi, avanzare perché sennò qua ci arrivano gli effetti speciali. Wow, tanta brutta gente. Quando vado avanti io, no? No, dov'è? Allora, cominciamo bene. Di fango. Acido. Acido. No. Non fate che avvenuto questo, ma no, vabbè, raga, cazzo. Arriva qui. Giorno ci vede da. Ma che livello è? Che livello è? Scusami. Sicuro? Siamo partiti malissimo. Dio buono, ma malissimo. Cos'è che gli ha fatto cadere l'acido? Sì. Sì, l'acido è sulla macchina, perché queste macchine... Grievous, devi curarti, non hai il coso per l'alti... Ti devi curare. Le macchine. Vai, Grievous, che ti copri. Allora, davanti c'è un furgone con le luci accese, eh? C'è un furgone, quindi allarme. Sì, detto tranquillo, non è allarmato. Sì. Se è allarmato, lampeggiano le luci. Ah. E lampeggia anche, fateci sempre caso, se è allarmato, proprio l'abitacolo è illuminato. C'è una molotov qui, ragazzi. Ah, ok. Ecco, Grievous, usala bene. La molotov. Ecco, qualcuno si è messo a ridere. Qualcuno si è messo a ridere, Sara si è messa a ridere. Fidati. Qualcuno si è messo a ridere. Lei sa. Lei sa. Hunter. A quanto pare. Ah, c'è uno splitter. No, con te. Allora, l'ultimo momento effettivamente è stato me. Cacchio. Cavati, fare fuori tutti questi droidi. E comunque ragazzi, in Back for Blood. Sì. Devo dire la verità che il corpo a corpo è veramente molto d'aiuto. Sembra strano, è molto più d'aiuto in generale. Ragazzi, tutti sotto, di qua di cieco, guardate se c'è qualcosa che torna di sotto. Ok. Qui guardiamo pure, Dio. Ci sono armamenti, ragazzi. Ci sono infetti brutti. Brutti infetti.
Madonna. Comunque, piccola parentesi, ragazzi, facciamo anche War, no. War Thunder. Che è successo? Come sprecare la morte? La chitarra, guarda adesso la chitarra. Come sprecare la morte? Ragazzi, qua c'è la seconda pistola. Ah no, scherzavo. L'ho mollata io. Sì, però sì. Facci due pistole, vedi? Farò a botte. Rex, vedi che però hai due pistole? No, comunque no, Delta adesso ho deciso che proverò a scaricare il pezzo. E prova! Il problema è che prima devo fare spazio. Guarda un AMV! C'è un AMV! Che bello l'AMV, voglio l'AMV! Io, no, tu hai la spada di... Darth Maul. Che bello l'AMV. No, ho la spada di Darth Maul, ma chi la vuole? E beh, l'hai preso tu, l'hai preso. Voglio l'AMV. Bello la chitarra, come il gatto con gli stivali. Vabbè, la chitarra di Darth Maul. Che problemi hai? Ragazzi, avete visto Godzilla X e Kong il nuovo impero? Ma si mette a vederlo o dentro? Io sono riuscito a vederlo, è carino, pensavo peggio. Non la potenza. Com'è, bello? Non è malvagio, hanno messo... Sai che stanno toccando un po' troppo la linea e ci sta dei vecchi film di Godzilla. Aia, aiuto, è il Mario, è il Mario! Chitarra, cazzo. Aiuto! Madonna. No, è carino, è carino. Posso dire che Godzilla comunque è il tamaro della situazione. Cioè, c'è King Kong che è tranquillo e deve cercare di capire un po' come funziona la situazione e vuole, ah, e vuole risolverla in maniera ragionevole. Arriva Godzilla, devo picchiare tutti. Cioè... Poi arriva Godzilla... Hold by laser. Madonna. Però, però posso dire una cosa. Il fatto che c'è la chicca di Roma è bellissimo. Cioè lui ha trovato un posto dove riposare su, nel Colosseo. Cioè brava Nerina, che scema che sei tu. Perché sei andato? Quindi Godzilla decide di riposare. Sì, ma si riposa poi bello fresco fresco dentro la, la... dentro il Colosseo. Oh, faccio intanto Blue Tagliore. Ragazzi, noi, noi siamo giù, noi siamo giù, e Grievous. Sì, però Grievous, però devi dire dove sei, però, perché io ti ho seguito, però tu devi dire quando ti sposti. Il bombolo. Tu guardi a destra e a sinistra, sono dietro di te. No, Grievous, non andà troppo lontano. Vieni con me, vieni con me che passiamo da qua sopra. Grievous, tutto... Vai, buona, seguo, capitano. Macchina... Oh! Pezzo di fango. Bombole nel muro. Hey, watch out! È perché loro sono saliti sopra. Non voglio farlo saltare in aria mentre la stai tenendo, perché... Ma la batteria se la tengo in mano non dovessi poterla fare squadra. Che cazzo vuole? Perché no, non vuole, ma trepa. Bello con la cosa. Sembra che puoi rialzarti, ma muori. Ma che così muori? Aia! Oh, ma questo non muore! Oh, è partito! Questo è mortale, questo! Ah, arca puttana, è morto adesso! Ragazzi, mi sta arrivando qualcosa di brutto. C'è qualcosa che... Oh, sta arrivando l'orda. Io sono pronto con il fucile da cieco. C'è qualcuno che sta correndo. Droide. Cosa vuole questo? Che cos'è che sta facendo un rumore molesti? Guarda, signore droide. Dan dan dan. Oh, giochi. Vabbè, ma vaffanculo. Aia, ecco. Vattene a fanculo. Ma che pezzo di fango, guarda te. Beh, veramente. Da dove è arrivato? È dalla scala, come una persona diligente, pensa te. Dica. Ah, pezzo di merda, va bene, andiamo. Dice, arriverà dal posto peggiore. No, invece arriva dal posto più normale. Il mio pubblico mi ama, dopo il mio concerto. Dal posto più peggiore. Ah, io ragazzi mi devo curare, copritemi un secondo. Io sono a fianco a B. È morto un droide. Che è successo? Ma c'era un tossico! Ragazzi, aspettate un secondo, questa macchina qua, guardate dove sono io, non sparatele perché è allarmata. Ok, ho visto. Davanti a me, lo vedete? Sì. Perché gli hai buttato una loco, ma l'unico zombie che c'era lì lancia il... Perché gli buttiamo? La comoto. Perché gli buttiamo la comoto? Vabbè, quello che è...
la Locomotov. Sì, effettivamente la Locomotov non c'entra un cazzo. Vabbè, ma più avanti che cosa? Madonna, bello. Però io non voglio dire, ma non ci sta la la strega qui, la witch da qualche parte. Dico, guardo io, aspetta. C'è qualcuno di brutto qui. Comunque dovrebbe essere un po' più avanti. B, guarda, c'è Grievous da solo, vai a fargli compagnia perché sono cazzo un cavolo. Rex, ma sei sicuro di non avere zombie in camera? Perché? Perché quando parli si sente tutto wiu. Sì, sì. Siamo i cazzo fai che fanno compagnia. Ragazzi, io non so cosa fare. Ah, defibrillator! Defibrillator. Aiuto alle spalle! 89! Amore di amore di cosa vuole questo? Oh! Guarda te! O no? Mamma mia, scappa dalla macchina. Scappa dalla macchina. Via dalla macchina, ragazzi, lontano dalla macchina per Dio. No, no. Grievous, solo tu potevi. Grievous, solo tu. E non ho armi io, non ho armi. Mi sta chitarrato in testa, madonna. Ma Grievous. Oddio. Vieni. Pensavo che la macchina toccata dalla chitarra. Non c'è. È ovvio, è ovvio. No, ma la fa. Porca miseria. Non è che è piccole macchine la chitarra. Beh, se è allarmata, è allarmata, no? Magari la chitarra. Io mi metto aia. Oddio. No, Rex. No. Oh, e basta. Oh. E l'ho mandato, l'ho fatto. Madonna, è esplosione forti. Vabbè, ho dovuto allontanarli. Che rumore molesto. Che crepata mi ha detto. Noi dovremmo andare da qualche parte. Ma Nerina, sei pazza? Oh, ma ancora siete vivi? Oh. Aia, oh, non c'è cazzo. Nerina, ma tu sei scema. No, la strada morire. Ragazzi, munizioni incendiarie, eh. Io le metto qua se le vuole le pizze. No, e basta, zombie. Ma mi sta rotto i coglioni. Ma qua c'è Grievous! Rex. Dove sei? Ah, bella delta. Ora sì che si gioca. Le munizioni, incendiarie. Allora, se non sbaglio, si va di... No. Dove si va adesso, fratelli? No, aspettate ragazzi, seguitemi, diamo un'occhiata alle camere, prima che quello si trova uno. Che punti piedi? Ma chi è che mi ha buttato la cosa addosso? E non sono bagni da motel. No, non si possono aprire le porte. Tanica di benzina. Ok. Prima lasciate le chiuse quelle porte, anche se le finestre sono rotte. Guarda, Delta ha ottenuto l'achievement catena di chi? Io? No, Delta. No. Delta. L'altro Delta. Delta 82. Oh no. Guarda! Oddio! Cioè, ragazzi, kill medico, tutti qua da me, forza, kill medico. Alle spalle, no, non è stato facile. Non male che ci sono io che guardo intorno, non ho fatto la città di Delta, usa il tuo, bravo. Userò anch'io il mio, mi sa. Ah, non se no tanto vale che l'hai usato. Vuoi che ti cura a te? Ok. Vai, ragazzi, tutti sono lì sopra con me. Fai il giro. Arriva. Kit medici ancora, ragazzi. Ce l'ho io, dove sta? Posto, via. Vieni, B, ti sto aspettando. La camera l'ho liberata io, ragazzi. Saliamo sopra. Grievous sopra, ok, ci sei, perfetto. No. Ragazzi, prima camera libera. Prima camera libera. Ok. Seconda camera libera. Entra.
Terza ci sono delle pillole. Boomer! Boomer! Via. Qualcuno vede boomer là! Un boomer! E io non ho boomer! È Grievous che gli va addosso! Rincoglionito! E io dico cazzo! Questa camera anche libera! Sultano, ragazzi. Qua c'era un ragazzi, qua c'era un al riparo se no mi tiro in sotto. Eccolo. Ha sbagliato il conto, dovevi fare un attacco di stanzi. Allora ti ho aperto male, bravo Delta, prima l'ho appena schivato uno, però vabbè. Ora si dovrebbe saltare o se no si dovrebbe salire da qua, no qua si scende. No, aspettate, c'è un punto di qua, seguite me. Sì, sì, di qua. No, era l'altro. Le stanze sono libere. Ecco, aiuto, oh, aiuto, oh, aiuto. Me la jump scare del ca. No, boom, l'altro passato. Grande. Ah, qua erano collegati, qua erano collegati. Bello. Esatto, qua c'è la partita. Ok, sono già uscito io. No, non è... Ah, sì, ok, ok, corretto. Però Grievous... attento dalla finestra. Cos'era? Madonna, come è morto male. Ma già che si curano gli... delle armi. Con questo, vai vicino al compagno con questo. Ah, ok, ok, ok. Tank! Le munizioni incendiarie un po' ancora. Non io ho una moto. Io l'ho tenuto da parte per favore. Aiuto! Perché ho fatto la motosega? Vabbè, però è vero che la motosega gli ha fatto male della Madonna, lascia stare. Madonna che brutto. Anche lui ti ha fatto male della Madonna. Buona fortuna, io mi curo, ciao. Tanchetto. Dove sei Delta? Oh, Grievous. Non ci posso io. Reloading. Andiamo. Ok, dall'altra parte giriamo. Io devo curarmi, ragazzi. Curatevi, curati. Eh sì. No, non vado da nessuna parte anche perché lì sotto, ragazzi. Abbiamo ancora beccato la witch, quindi aspettiamoci che la witch sia proprio lì sotto. Dove scenderemo adesso. Ah, è vero. Vabbè, sì, quello è vero. Non so se ti ricordi Delta. Sì, sì, ma infatti ho detto la witch ancora non l'abbiamo vista. Ok, proseguiamo di qua. Ho solo una pistola in tutto ciò, sappiamo. Ma no, è perché hai perso l'arma col coltello. Sì. Ho finito pure le munizioni, che bello. Ho solo la pistola che è infinita, giustamente. Ehi, guarda io le munizioni incendiate. E tu vieni qui. E ti alle per la ufficio. C'è qualcosa là brutto, c'è qualcosa in arrivo, c'è una cosa in arrivo. Ah, ecco, merda, no, aiuto. Ah, no, aiuto. No, mi è piaciuto uno o l'altro. Allora, oh ragazzi, munizioni buone qua. Allora, fermi tutti, che qua si scivola. Fermi tutti. Andiamo giù, seguitemi. No, no, ragazzi, qua, da qua, da qua. E tenete le munizioni buone da parte. Allora, scendiamo un po' sotto. Ma poi se scendete non si può più risalire. Sì, sì, sì. Ma chi ti vado per fare le munizioni incendiarie, madonna? il ma io è bellissimo. Ma io? Non ti lamentare poi se faccio fuoco anch'io. Io ti ho detto che lui è pericoloso. Allora ragazzi, andate giù per steps, ascoltatemi. Quindi cercate queste aree qui. Io sono io. Oddio, ok. Cosa è stato? Quella l'altra. No, ho sbagliato. Non puoi più salire, perché devi fare aspetto. Jockey. Hunter. Ti ho salvato. Grazie Delta. No, non ti preoccupare, l'ho visto. Sì, è vero, mi poteva riportare qui. Beh, effettivamente. Sì, sì, ma non lo posso più riprendere, quindi apposta. Era un coso. Madonna, ragazzi, no, non lo puoi più chiamare, più che altro quell'ascensore. No, è una bile. Era una bile che allontanava. Vabbè. Munizioni, signori, munizioni. Grievous, dietro, Grievous. Vabbè, non mi ascolto. È dietro, in senso, vieni dietro, munizioni. Capitano Rex. Guarda. Ah, avevo il sicuro? Ok, grazie. Sì.
Rumore le pilloline. C'è un rumore molesto, ragazzi. Eccola. Orda. Madonna, cosa ho appena visto? No, no, cazzo. E basta. Quanti cazzo ne siete? Scusatemi, però. Oh, ancora sei vivo. No, non tu, i zombie. Meno male che sei vivo a te, però. Vieni qua, sono il figlio. Alte munizioni. Io ho paura che la streg, la witch si trova. Sai dove si trova? Davanti proprio all'ingresso. Sì, ho paura. È per forza. Lo prendo io, Rex, lo prendo io. Ok, dove sei? Che cacchio è? Ah, eccola, eccola. Oh, c'è il bagno di Shrek, Aspetta che la fa la scena, no, fermo, devo fare la scena io. Aspetta che arrivo. Bam. Apri. So, buoni, allora, si deve salire, ragazzi. Oh, siamo stati fortunati. Il tank l'abbiamo avuto prima, quindi non. Ancora! No, è ancora vivo quella stronza, da qualche parte. Eccola, guarda, fa tutto il giro. Oh. Vabbè, dovevi salire alla fine, ti avrebbe. Grievous non aiuta a corpo a corpo. Avanti. Aiuto! Siamo quasi arrivati, ragazzi. Siamo praticamente arrivati. Forza, il tiro. Veloci, spinare qua, lasciate per voi. Non l'ho vista, compagnia, ragazzi. Correte. Via, come si chiama? No, andate avanti. Vado io, Delta, tutti dentro. Come? Anche tu, non stai scherzando. Ah no, io sono il tuo. Scappate! Dai! No, merda! Oh, ma quanti cazzo! Dai. No, dai. Vabbè, si concentra su di me. Dai. Aspettate, vado a vedere se qualcuno di qua dentro. Okay. Chi è che mi sta salvando? Voglio Delta. Chi è che mi sta salvando? No, perché mi sono fatto salvare da Grievous? Forza, ragazzi. C'è un Grievous, un coso che ti sta seguendo. Dai, è qui, ragazzi, è qui. È qui, entrate. Sì! Ce l'abbiamo fatta! Chiudiamo! No, è in vittoria. Ah, porca miseria! Madonna, che bestemmia alla fine! No, ma hai fatto. È per... schifo sto giro. No, è schifo, no, ma... beh, più o meno. Sto guardando i punteggi, non è che. Però il tank ha fatto più danni io. No, il tank ha fatto più danni io comunque. Ho fatto qualcosa anch'io. No, sì, ci abbandona. Ciao Sara, allora, buona vista, ci abbandona. Ciao. Siamo a 212esima. Hey, check it out, man. Ciao. Bella. Ciao, Re. Bene. Ciao. Tecnicamente siamo fatti fuori. Allora, tecnicamente l'abbiamo finita sto piano qua, andiamo su War Thunder. Tecnicamente se può fa. Ah no, dai, facciamone ancora una. Ok. Beh. Però curatevi, ragazzi. Io. Io sono curato. Guarda, stiamo facendo una gara di chi si cura per primo. Ah, ho perso per poco, ma ho perso. Cosa prendo qui? Sto decidendo già. No! Che è successo? Vabbè, non importa. L'arma è identica. Ok, non è che cambia. No, mi sono preso male, ho detto, vabbè. Vabbè, non cambia nulla, Quindi tu è uguale. Carica le pistole. Ma perché fa tre volte devi cambiare le pistole? Non lo dico. A posto. Siete brutta, cicciona. C'è un ciccio. Boom! Io mi meraviglio che non abbia beccato... Che cos'è quel coso? Hello?
Ha mancato. Che ha dato a Grigus. Ha dato a Grigus diretto. Io immagino. Io piglio te. Perché? Perché sì. Allora, questa mappa è bruttissima. Verso la fine è bruttissima. Lo dico già. Se qualcuno manca la seconda pistola, qui c'è. No, non c'è. Che c'è? Ce l'ho qua. Ah, questa dici. No, non c'è. No, non c'è la seconda pistola. Cosa dici? Scusa. Cosa dici? Come ti sei permesso? Hai ragione. Sei già. Cazzo tu, ah, infatti bisogna andare di qua, raga. Sì. Dove sono io? Oh, boomer, cioè, boomer. Panzone maledetto. Ah, che bello, vinciamo un coccodrillo di peluche. Ho vinto. No, il crocodillo, voglio il crocodillo. Aia. Come è morto male questo, appeso alla rete. Ok. Ok, andiamo. What the fuck? Allora, ragazzi, andiamo qui. Ragazzi, venite qua. Entriamo qui dentro, troviamo roba. Dice nei bagni con più di roba. Aia. Oddio, quanto è bello. Dietro, Spinner. Splinter. Vabbè, quello che è. C'è lo stronzo. Lo sbudellatore. Sto prendendo le Oh, basta, ma quanti cazzo ne siete? No, veramente, ragazzi, scusate per la parolaccia, ma veramente. Faccio una mazza da baseball, eh. Ma io non so se è meglio di una mazza da baseball. Io. Oh, io mi curo, raga. Curati, curati. Medico, se volete prenderlo voi. Vi serve a te il kit medico. Hai una bella motosega. Sì, ma mi sa che non la userò perché non sono buono. Vabbè. Allora li piglia le pistole. È il piede di porco. Un porco di piede. Piede di puerco. Allora prende le due pistole che ha preso io. Che magari Signori, ricordatevi la regola numero 4. Grievous, vuoi tu la motosega? No. No. No, c'è una chitarra. Tengo anche mi... Bella. Ah, suca. Ma che cazzo succede? Cosa è per... Allora c'è il mio cervello. Che bello. Arriva un altro. Oh, Peanut. Sì, qua. Beh, Grievous. No, non si può entrare, volevo entrare. No, non può entrare. Aspetta, lo fa partire, aspetta. Vai, lo faccio partire, fermi. Eccolo. Ai. Ah, che bello. Ah, che figlio. No, l'ho ammazzato. Ammazziamo anche lui. Colpa mia. No, chi è che l'ha colpito? Io. Ma sai come sblocchi un achievement? Lo so che lag. Oh, Dio! Aiuto! Che cazzo! Ma infatti, ma neanche il tempo di giocare, oh, comunque era... Neanche il tempo di giocare, oh, ma questo è proprio maledetto. No, ma è bello. Vabbè, poi c'è una molotov, ragazzi. Un mio. Lo prendo io. Ma guardate che maleducazione. Ma sai. Scar, mio. Roba bella. Vi saluto. Ah, ricorda che c'è lo scivolo. Saluta Pasquale. Rex, Grievous. Gira bene. Ragazzi. Munizioni e frammentazione.
Consiglio mio, tenetele per roba potente, quindi usate pistole e altra roba. Non l'ho mai trovate, non l'ho mai visto. Sono cattivelle, va bene contro gli obiettivi potenti, con il tempo, la Wii. First aid here! Il medico l'ho recuperato io. Giochi. Alle spalle! No, no, è pure Starter! 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 È perché ti vuole bene. È morto! No, splitter, 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 dietro il, vicino alla, alla porta, alla porta. Lo splinter. Lo splinter cell. Che cos'è questo? Prendetelo voi. No, non la grinta, No, va bene così, va bene così. Chissà perché. C'era una cosa lì che non so come si chiama. Fai già uno. La bomba più quella lì. Autarchicamente la bomba più bello. Oh, a K12 mio. Ha fatto la scala. No. Grievous vieni qua, Grievous. Grievous vieni qua. 79 qua che fa. Vieni qua, dove sei? Fermo, Grievous. Chi è questa? Grievous. Dio, aiuto! No! Grievous anche te però, porca troia. Guarda, sai cosa? Non te la meriti, vieni qua, vieni qua, B. Non te lo meriti! Sai una cosa? Non te lo meriti! E dopo questo? E dopo questo? Vabbè, è strategia anche questa. Assolutamente. In tutto senso. Ti azzoppano i compagni. Oddio. Sparisci! No, lontani, fuori. Vabbè, ci pensa lui. No. Ma non ho paura di voi. Sì, di maledetti. Che urla, brutto. Sì, lì in fondo. No, senta. Si è vendicato perché l'ho bruciato. Tu, via, tu morirai con me. Ho messi sempre peggio, mannaggia ragazzi. Però per fortuna stiamo trovando Roland. Mia. Però è mia. No, ma Grievous. Accetta. No, vabbè. Accetta, no, accetta. No, accetta, no. Accetta. Questo qua ha fatto tipo Homer Simpson nella siepe del mio. Ha fatto uno così. Cacchio, il clown maledetto. Ah, giusto, il clown fa tipo. Ragazzi, se qualcuno la schiena libera, è qui il medico, qua c'è un defibrillatore. Mio. Cioè, ok, va bene, va grande. Ah, l'ha preso lui? No, pronto. Oddio. Madonna. Madonna. Perché sta bando? Porca puttana. Ho fatto K12. No, l'ho fatta notte. No. Va. È venuto. Porca puttana, però. Che puttana. Te l'ho detto, sta lontano. Molto sega. Madonna, mi scasso in due. Madonna, mi sei passato avanti Grievous, per favore non ti pigliavo. Ah, oddio, che è successo? Cos'era? Cosa? Non lo so. Mi è esploso qualcosa davanti alla faccia. Oh, molto bene. In realtà non è capitato. Peter. Mi arriviamo. Aia! Che... Aiuto! La schiena! Già sono vecchio, però... La schiena! Ah, oddio! Giocoliere fatto! Giocoliere fatto! Calmati! Io ho fatto giusto le macchine! Sì, bumpo car! Dovrebbe funzionare? Parte? Come fai? Sì, le macchine degli... No, ma non ci puoi stare... Cioè, star dentro. No, un puttano. Ho sentito qualcosa di grosso! Qualcosa di brutto. Oh no, oh no. Non l'ho preso. Ho sbagliato tutto. Faccio, faccio, faccio. Come si fa? Porca... Aia, che
Ma come cacchio fai a avere... No, è morto, è morto, è morto. Ah, però ha lanciato un mazzo a ricerca termica. Sì, a me, infatti. Cosa è dietro? Cos'è quel coso là dietro? Che roba brutta che è dietro? L'esercito. Giochi dietro le sue spalle. Ho finito la benza. Oh no. No, la benza. Riesci a scoppiare malissimo. Costa tanto. Vabbè, però sono tornato ad avere una pistola. Signori, qua ci sono le munizioni buone. Vuole e quindi. Allora, qualcuno. Oh, oddio! Ragazzi, io sono conciato malissimo. Grievous, ragazzi, Grievous sta scappando direttamente nella zona. Ah, oh, mi stai curando. Grazie, wow, che gentile, morirai comunque. Ho finito i gettoni. Che sera si fa. Fucile. Oh, ora sì che sono contento. Tanto fucile. Il fucile. Sento qualcosa di molesto. B, attenzione. Sento un rumore molesto. Ok, no. Vieni. Ancora stanno. Allora vedi che c'era. Vedi che c'era. Dietro, dietro B. Come cacchio l'hai schivato? Non so neanche come l'hai schivato. È un vero peccato aver fatto esplodere con tanta cattiveria. Kit medici. Chiudete quella porta, kit medici. Curiamoci una volta che li toppa. Curo a Rex io. Rex, arrivo. Vieni qua. No, scusami, vai Delta. Vai. Hold on now, let me hear you. Ok. Grievous che vi sta palpando, è una cosa un po' strana. Effettivamente. Quella donna è Grievous, cioè qui. Guarda com'è morto lui! Ragazzi, questo ha bevuto. Ragazzi, com'è morto lo zombie qua. Sono ubriaco! Guarda, sto benissimo, mi giuro che sto benissimo! Oddio, ma dai! Che cosa... Guarda che brutta cosa che ho appena visto! Oddio, Gesù! No, ma tu non hai visto la scena! Tu non hai visto la scena, tu non hai visto la scena, tu non hai visto la scena, Rex. No, da sotto è stato bellissimo. No, immagini. No, è caduto lui con l'altro addosso diretto. Rex, Grievous, cosa stai combinando? Chi vuole scivolare? Aspetta, se arriva anche Grievous magari. Grievous, cosa stai facendo? Ti stai curando? Però me lo devi dire. Non lo dice. Devi togliti sta abitudine. Vedi qua prendere. No, me l'ha detto. C'è una molotov. C'è una firebomb. Sì, ok, però vieni. Dai, andiamo. No, Bibi, fermo la witch. Fermo, hai vista? No, dov'è? Guardala lì sotto, qua. Sì, sento una voce molestissima. Allora, ragazzi, facciamo fuori gli altri zombie piano. Era quello che stavo facendo, stavo facendo pulizia. Allora, adesso però proporrei, facciamoci una bella scivolata su posizione di quell'ultimo, dai. No, aspetta. A 99. Non sapevo io. Ma neanche il gioco di... Oh ragazzi, facciamo una cosa bellissima. Essendo che noi spariamo alla witch. Aspetta che c'è l'hunter. Vabbè, sei tuffato l'hunter. Sparandola alla witch. E basta. Avete finito? Oh. Sparando alla witch, questo salirà qua. Noi scendiamo dalle scale così per tempo. Cioè, in senso, dallo scivolo. Perché... Ok, allora puntatela tutti. Solo qui. Almeno 3 li spariamo. 3, 2, 1. Mirino preciso, Sì.
tutti alla testa. Sì. No, scusate, fermi, fermi, c'è uno smoker. Bastardo. Allora, 3, 2, anzi 1, 2, 3, fuoco. Dove è andata? Non lo so, spara chi. Ma poi la testa con un po' così. Ok, possiamo scendere. Che puttana, ragazzi. 1, 3, ci vogliamo. 1, 2, 3, via, Wii. No! Oddio! Wii, 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 un corno! Sì! L'ho sentito una botta laterale, ho detto che cazzo è successo. Qualcuno è caduto male. Ma serio? Ragazzi, controlliamo i bagni. No, no, i bagni sono brutta gente. Ho disturbato i... Ho disturbato i cessi. Pillole, vabbè, pillole è meglio di niente. Belli, dammelo. Almeno uno. Ok. Allora, andate nei bagni che mi ricordo che c'era qualcosa nei bagni, ragazzi. Hunter! Ok. Rex, Grievous, dove è B? Dove è B? Dove? Ok. Scendete... Allora, se scendete... Ecco, vabbè. Là sotto c'erano i bagni, potevamo vedere se c'era roba. Madonna, quanta gente, ragazzi. Che cazzo di roba sta morando? Reloading. Sì, grande così. La testa proprio. È fatto bene. Così è fatto bene. C'è un boomer là in fondo. Non riesco a farlo esplodere. Reloading. Allora, dobbiamo far... Delta, vai. Vengo con te, Delta, dai. Come ho fatto a pigliare il fuoco? No, attenzione a B. No, qui, nei bagni, mi sa che c'erano qualcosa. Dobbiamo fare dei controlli. Come un occhio Delta, voi siete la parte... Aia, che cazzo... Oddio, oddio. C'è qualcosa di grosso. Ma... è qua. C'è qualcosa di... Mi sa come... Oddio. Ah, sale, 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 bastardo. Sale, sale, non fa male. No, non c'è niente nel bagno, raga. Ok. Ragazzi, qui sta arrivando un po' di gente, eh. Ok, allora posso salire. Rex, Rex. Avanti. Saliamo, saliamo. Ritorniamo sopra. Io penso solo il mio raggio. Vabbè, è buono. Che cosa vuole questa? Morici. Ok, andiamo. Hai acido. Attiva lì. Ok, lo so, dobbiamo attivare, però scendiamo prima. Okay. No, cosa dobbiamo attivare? Dobbiamo attivare e scappare, no. Te lo ricordi, bravo. Cazzo, però io sono dimmi perché hai fatto, non sai cosa hai fatto. Oh, no. Ragazzi, dovete venire qua. No. Ragazzi, dove andate? Venite qua. Ah, tutto il contrario, tutto il contrario. Ciao. Via, 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 ragazzi, via. Aspetta, avanzate. Ho attirato l'attenzione, no, ho attirato l'attenzione, qualcuno che... Oh, no. Via, andiamo, avviamoci. Avanti. Siete che ho attivato l'attenzione a quelli con... Tu spara. Rex. Oddio, ma dai, vai, volante, ma perché? Era precipitante, non era volante. Ma che cazzo ne so? Non è volare, perché è precipitare così. Era no, no, ragazzi, ragazzi, un'altra strega, un'altra strega. Ok, senta. Oh. Ragazzi, sì, un'altra witch, esatto, un'altra witch. Attira la sua attenzione. Ma qua mi stanno ammazzando a vita. Io non posso muovermi. Aspetta. Aspetta, mi posso curare però. Qualcuno mi ha appena sputato. No, 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 mettiti all'angolo, mettiti all'angolo. Cerchiamo di farli poi tutti, se vediamo. Cazzo. No, è morto! Grievous, ma te l'avevi il defibrillatore, che gli dici? Quando avevo il defibrillatore? Ce l'avevi! No, perché si è ripreso, era morto anche lui. Allora, vedi che testa di... perché l'aveva curato. Vabbè, sì, giusto. Vabbè, ma Dio fa cazzo. Non c'era un altro per terra da qualche parte? No, vabbè... Sì, sicuramente, crescono sugli alberi di tutti i
Madonna, la Witcher. È perché si era curato e poi se l'ha lasciato lì. Non è che ha pensato di riprenderlo. Non so come devo prenderlo. No, vabbè, ragazzi, tornare indietro è inutile. Dovete vedere come batterà la Witch. Sì, perché è proprio sulla strada. Ah, ce la fai, Don qua. Okay. Ottimo. Ecco, magari quello. Il problema mi servirebbe una moto più che una Ah, palla. Intanto ha rubato la roba mia per curarsi. Guarda che stronzo. Ragazzi, allora, facciamo così. Allora, venite qua. Qua dove sono io, allora, mettiamoci a raggio. Fermi, occhio al Joffy, non sparate la Witch. Chi è il bastardo, capito? Arriva anche altra brutta roba davanti. L'Hunter. Anche una splitter. Guarda dove si è messa. Ok, colpito. Non gli ha fatto né caldo né freddo. Ok. Allora, io, ragazzi, io tiro la firebomb dietro di lei. Voi miratela già. Se, quando vedete che si alza, le sparate. Così. Ok. Fate subito. Due. Uno. Poco. Ah, si è sentito. Oh my god. La con me, la con me. Tanto verrà da me. Sparate. Ma dove sto andando? Non ho munizioni. Uccidete. Adesso scappate, siete Devo curarmi, ragazzi, devo curarmi assolutamente. Ok, via. Correte. Correte immediatamente. Rex sei in prima linea. Io guardo le spalle di Rex intanto. Sì, bravo. Siamo arrivati, ragazzi, dentro il tunnel della mora, forza. Siamo arrivati. Vabbè, dai. Non ci posso credere, tanto di merda. No. Andate. Non pensate a me. Col cazzo. Lui si allontana, io guardo se c'è roba utile. Mettetevi in salvo. Ci sta arrivando. Devo giusto roba utile tipo bombe. Ok. Saltate, entrate. Non si abbandona nessuno. A chi lo dici, infatti? Mamma mia. Non si abbandona nessuno, morente. Già morti si abbandonano. Da morti si i cadaveri. Guarda, bravo Delta che distrugge. Direi che sarebbe un po' difficile il contrasto. Dai, è andata bene, ragazzi. Dietro un morto. Dai, possiamo dire che... morto. Si è preso con l'unghie coi denti dalla Witch, tipo, non toccarmi, non toccarmi. E poi alla fine. Ho girato intorno al serbatoio, ma lei è stata più furba. No, siamo quelli là di Camino, la sicurezza di Camino, lol. Ok, tutto normale. Ne abbiamo, basta. No, basta, era giusto era giusto per parlare. Certo, perché sennò è tardi, non possiamo parlare. No, ma avremmo staccato già da prima. Ok. Nerina, tu che cosa vuoi, Nerina? Ahia, chi è che mi sta facendo male? Ti faccio molto male. Ok. La prossima volta si va avanti alla grande. Comunque, aver ucciso Grievous è stato fantastico, quella scena. Quel momento mi hai rotto il cazzo. Sarato una cosa di esecuzione. C'è stato. Sì. Senza permesso, giustamente. Oh no. Comunque, catena di comando ovviamente l'ho ottenuto solo io. Perché come fate a aver visto la mia achievement? Scusa, non è soggettiva. No, lo vedi, te lo dà nella cosa. C'è scritto. No. Uccidi 100 infetti comuni con la motosega. Hai capito. Ma io penso che... Ma voi ce l'avevate già avuto questa cosa, no? Questa achievement, sì. Sì, l'avevo già preso. Mi ha colpito che l'avete vista anche voi la mia achievement. Solitamente non esce. Ma sai che Steam le fa vedere a tutti? No, non lo sapevo. Steam è poco... Steam è un po' anti-privacy, tipo. No, è la prima volta che l'ho scopo questa cosa. Ottimo. Buona sapersi, ma non lo sapevo. Tundra. Giocando a War Thunder. A me che me ne frega, però me lo dici lo stesso. No, vabbè, ma quello è un altro discorso. Io dico gli achievement degli altri giocatori. A me che me frega. Sto giocando a War Thunder. E chi è sto Rex? E chi è? E chi lo vuole?
Ah, va bene. Come faccio i cazzi tuoi? Intanto era da un po' che non facevamo Left 4 Dead, ragazzi. Però ci sono fatti due bei livelli. Guarda, interessanti. Delta sta giocando a War Thunder, sì. Di nuovo, dice. Ma basta, Delta. Ma che vuoi? Ma che vuoi? Perché non giochi a che vuoi? Giochi a Pokémon o a canale? Ma che vuoi? Un canale. Vabbè, ma è la verità. Allora, oh, eccoci qua. Attendi, vabbè, che ragazzi, Delta 28, siamo su War Thunder. Ma siamo già sempre in live, non è che ho... Ah, okay. Petro si collega adesso nella live e dice, ma cosa sta che succedendo? Scasso. E chi è soprattutto quello che gestisce la live? Ah, i fratelli Ciclopi, ormai io non so nessuno. Ormai mi sono... Letteralmente. Polifemo. Capito. Ah, lascia stare che ho beccato degli ospiti che hanno voluto fare una battuta classica. Hanno detto, ah, io mi chiamo Nettuno di cognome. Ah, come? Nettuno? Non è possibile. Vaffanculo, mi è venuto spontaneo. Non è possibile? No, perché aveva detto, non è Nettuno, impossibile, non può essere Nettuno, nessuno, capito? Aveva giocato con quella cosa del, oddio, mi chiamo Nettuno, e ha detto, come? Come non può essere nessuno? Oddio. Fuori dalla mia struttura. Sì, teoricamente fuori. Stanotte dormirai per strada. Però sai cosa ho risposto? Ma io ho prenotato. Non c'è, non c'è nessuna. Ma tu hai capito che quando ha detto sta... Ma sai come... Esatto, ma sai... sai cosa ho risposto a lui? Sai cosa ho risposto al caro simpaticone? Lui aveva risposto dicendo come nessuno, come non è nessuno. Io ho detto purtroppo è stato Nettuno, è stato non è no. Scusami, è stato il Netturbino, che è tristissima. Allora, vabbè, anche quell'altra, anche quell'altra. Allora, fatemi vedere, ma non ci sta manco il coso dei carri a fianco, niente, ci sta solo l'evento, ma non ti fa vedere nulla. Ci sto rimanendo male. Che cos'è questo carro armato qui che mi sta appena passando? Io sto ancora applicando la pace, sono all'88%. Mad Thunder. Mi sta applicando Mad la pace, Tuna. Per qualche motivo non l'aveva applicata. Guarda, ah, ok, vabbè, tranquillo. Ok. 91%. Ok, ma io sono già in partita, volevo solo sapere, allora facciamo questo evento o no di Mad Max? Sì, sì, perché sì, tecnicamente, sì. Ragazzi, anche se sta scritto Mad Thunder, però è Mad Max. Però no. Sì, ovvio, fatto per il gioco di parole. Sì, tanto aspetta. Mad Max. Sì, no? Quello. Giusto. Vabbè. Se si chiamasse War of Tanks, tipo che ne so, se no, tipo, ma War of Tanks, il mondo dei grazie. Tipo tutto il gioco è dire grazie. Il mondo dei grazie. No, io immagino quella cosa, grazie di avermi ucciso, grazie che mi hai rubato la kill, grazie che ti sei vendicato, grazie che mi hai vendicato su di me. Tanto qui dice, gioca una battaglia nell'evento per iniziare l'assemblaggio dei mezzi. Modificarlo, cazzo, si possono pure modificare. Bella, vediamo. Per la Madonna, che ci devi fare? No, parlando di mondo di grazie, noi dobbiamo portare, tu devi portare, noi dobbiamo portare Portander. Fly, tra l'altro, Scribblenauts. Cos'è già? Mi suona. È quel gioco in cui scrivi le cose per risolvere i problemi del mondo. Sì, bel gioco, io ce l'ho già. Tipo, per esempio, non lo so, trovi uno che ti dice mi sto annoiando a scuola, dammi qualcosa per tenermi interessato. E tu puoi scrivere Tyrannosaurus Rex e appare un Tyrannosaurus. Sì, vero. Oppure il mio preferito era uno che diceva ho bisogno di un aiuto, che ne so, per rendere la serata più romantica. Tipo, gli metti un rospo e dei coccodrilli e lui tipo fa, adesso è perfetto. No, è simpatico. No, considera che io l'ho già completato e l'ho fatto pure tanta roba. Ho fatto però con tutti i DLC espansioni. Infatti, sì, potrei rifarlo tranquillamente. E si può giocare anche in cooperativa. Si può giocare anche online. Quello è il fatto. È un gioco molto bello. Dobbiamo portarlo. Mi ricordo che è molto carino. Ma tu devi poi scrivere. Tu devi poi scrivere. Se, per esempio, per farti un esempio stupido, se tu metti Favij, esce Favij.
Questo è bellissimo. Queste cose non volevo sentirle. Vabbè, oh, è uscito. Il canale dei Fratelli Ciclopi non supporta altri canali italiani, soprattutto quelli appena menzionati. Vabbè, quello è vecchio. Ormai lui non fa più un video, che vuoi da me. Ormai è diventato una sottospecie veterana di YouTube, dai, diciamocelo. Ah, sì, sì, ormai è un influencer come altri della televisione, cioè non fanno un tubo e per qualche motivo viene invitato sempre. In realtà, no. Proprio zero, no, anzi, neanche in televisione non lo vedo da un bel pezzo. Sta per fatti suo. No, neanche. Vaffanculo. Il telegrafo è bellissimo. Telemaco. Ti chiami Telemaco, non telegrafo, struzzo. Posso aggiungere ancora meglio. Telegrafo. Aspetta, no, la risposta sarebbe stop, forse stop. Qual è il tuo codice? Stop. Il tuo stop codice, stop. Uno stop, quattro stop, cinque stop, tre, due. Stop. Titanic che deve richiedere assistenza tramite telegrafo. Madonna, l'SOS, non ti dico che cazzo era. Cioè, se come tu dicevi, mandavi un SS, aspetta una settimana prima di una risposta, forse, concreta. Forse. Tipo, stiamo per affondare e l'altro fa, ripetimi il messaggio. Lui... No, la risposta... Stiamo affondare, ripetimi il messaggio, siamo morti. No. Siamo per morire. No, è quella cosa, glu glu glu. Ok, basta, stiamo sclerando inutile. Prego, già ho paura. Andiamo con questo Mad Max. Va, dai, già ho messo pronto. Oh, ma prima mi ha detto verifica del gioco, installazione del contenuto, implementazione del contenuto, riverifica. Madonna. E poi mi riscrive di nuovo installazione. Cosa? Come installazione? Come? Meno 1%. No. Vero. Adesso me la recupererò, Sì. Messo. Ah, ma gliel'hai gliel'hai passate? Ok, bravo. Il fatto di, ripeto, di quell'altra serie, sai che mi devo mettere la testa lì a fare quella cosa lì, se no niente la fa. Dica. Parlando di serie, vuoi parlare di quanto bella è la serie Copipo che ci stiamo riguardando? Mamma mia, la cattiveria pure lì dentro. C'è una cattiveria l'abnorme, bellissimo. Ma là è proprio il concetto di cazzimma, ingenuità, bastardaggine, c'è di tutto là, veramente di tutto. Però ovviamente con morale, con concezione, che ci sta il concetto della il karma, ci sono concetti che comunque... Aspetta, è stata la mia infanzia, cioè io nel ridere stasera sto sbloccando ricordi che vedevo da più di 20 anni, quindi è una roba... Ah, in quelle puntate se le ricorda pure, quella cosa bella. Sì, beh, perché avevo solo quelle, cioè avevamo i VHS e li riguardavo in continuazione, non c'era internet. Chi è che vedo che non è collegato? Yeah. B. Ah no, c'è collegato. Non è vero. Ah no, almeno mettiti pronto. Almeno mettiti pronto. Allora, approntatevi ragazzi, così faccio partire la roba lì del Matto Max. Avete capito, scusate, giusto per capire cos'è per tutti e cos'è Team Battle. Allora, il team battle so che cos'è, è un combattimento a team, questo l'ho capito. Ma tanto li avete visti i veicoli sotto, che roba. No, non ho visto un cacchio. Se voi aprite il coso Mad Thunder lì sotto, dove ci sono normalmente i veicoli vostri, vedete i veicoli di questa fare qua. Ma dove hai visto Mad Thunder? No, infatti sai che non lo vedo? Non lo vedo. Vabbè, ok. In alto a destra, in alto a sinistra. In alto a destra c'è scritto eventi e tornei e poi c'è il Thunder. Eventi squadriglie modalità realistica max LC8C. No. E qual è allora? Non è no, quello. Raga, allora in alto a destra c'è cioè eventi tornei. No. Ah, eccolo là. Ok. Perché avevo ridotto tutto a ok. Dici team battle. Thunder, eccolo qua. Per tutti team battle. O proviamo team battle, non so. Allora c'è Porcupino. Eh? Porcupino. Porco.
Porco rettile mi piace, rettile mi piace. Porco pino. Armadillo. No, non dillo all'armadillo. Voglio il crocodillo. Però. E poi mulo. Vai, poi mulo. Proviamo, prendi parte. Sono tutti i membri sono pronti, approntatevi signori, perché cazzo non vi potete approntare? Il ciurcillo armadillo. E il ciurcillo armadillo? Pronterò. Ma no, ma vabbè. Perché mi cambia? Che palle. Che bello, 11.3 c'è scritto di colpo. Cosa? Oh, io c'è santissimo. 11.3. Vabbè, ma tanti veicoli ce li danno, ragazzi. Cioè, non... E fu così che giochiamo con gli stessi veicoli nostri. Fu così che giocheremo con l'M1139. A 11.3. Ok, sì. Che cos'è quello con punto interrogativo? Ok. Oddio, che casino. Mi sono già look for boxes, ok. Break then we shooting or ramming to find. Oddio, Gesù. Ok. È un po' porcupino. Ah, poi livella potenziare, vedi? Ecco come funziona. Ah, sono tutti armati con cannoncini, non hanno cannoni. Eh sì. Poi il porcupino. Cosa dove spawniamo? Spawniamo a nord, io. Ragazzi. Proviamo a spawnare a nord. Sì, sì, andiamo in B7 così capiamo un po' come l'ha andata. Oddio, quanto sono carini! Cioè, abbiamo proprio i carristi tamarriti. No, ma Rex, ma che è questo? Hai detto. Quanto cazzo sei grande, Green? Oddio. Tu hai parente dell'81. Un altro porco pino. F1 per la guida e i controlli, ecco, forse è meglio. Troppo complicato, non vuoi. Andiamo a casa, poi impariamo. Ma sì. Il porco pino va. Allora, quello che ho capito dobbiamo. Allora, è un gioco di sopravvivenza, quindi teoricamente dobbiamo prendere i materiali. Risorse, esatto, teoricamente questa è la. Ecco, vedi che c'erano le dune, quindi oh che bello che se mi posso tuffare. No, quello è un altro film. Vabbè, le dune, vabbè, ecco sono spiagge. Guarda, guarda che c'è la spezia. Ah no. Ah ma Rex guarda il petrolio d'oliva davanti a noi. Oddio. Guarda che c'è il moliste, guarda che c'è il moliste. Ma io sai che lo stavo per dire che era il moliste. Il petrolio d'oliva, sì. Resto. $4. Allora, che cazzo di controllo ha sto veicolo, raga, guardate come sta andando avanti, Dio. Oddio, la luna! Oh, cazzo, ma prova a curvare con la velocità folle con sta fare qui. Che cazzo di manovra ti fa fare, guarda che roba! Guarda che c'è tipo il posto bruciatore sotto. Ah, ecco come sparano. Alle casse, le casse, dobbiamo sparare alle casse, mi pare, giusto? Sì. Col fare. Non sto capendo nulla. Ah, ecco, vedi, no, dentro le casse ci sono cose, dobbiamo prenderli. Ok, vedi, sono tutti. Questa è una cassa. Tutti oggetti. Guarda. Che trovate come contenitori, cose, abbatteteli. Distruggete qualsiasi cosa che trovate. E non ho trovato un cazzo. No, non era. Pozzo petrolifero. Più 7 vehicle parts. Ok, questo abbiamo capito come schiacciamo tutto. No! Sto scivolando! Per Dio, sto scivolando! Ok. Guarda qua c'è roba buona, io ho trovato roba buona. Ok, qua credo che non c'è quasi niente. Ok. Sì, ho trovato gli elettronici. Ok, ora andiamo in B3 per vedere che cos'è. Qua non credo che ci sono tanti altri oggetti. Infatti non trovo. No, aspetta, non l'hai preso. BB a fianco a te, non hai preso degli oggetti. Li ho già presi tutti. Dove devo andare? No, vedi, c'è questo, guarda, non l'hai preso. B. Li ho presi tutti al massimo. Cioè, ah, ce l'hai al massimo. Allora posso prenderlo io, ok, scusa. 6 electronic items. Ok, ho preso. Vedi che c'è un altro qua ancora? Ecco un altro. Zone di estrazione dove cavolo sono? Qualcuno sa? Cosa? Le zone di estrazione. Ah, laggiù! Madonna, ma di brutto proprio. Dove hai visto? Devono scappare malissimo. Giù in fondo a sud della mappa. Ok, mo sono strappieno. Una volta che si sono prese tutte quante le risorse, bisogna scapparsela via. Ma scusa, non ci dovevo. Ok, ma non dovremmo andare a quel punto interrogativo lì. Tu hai preso tutte le risorse, scusa. Io l'ho preso già, sì. Io più di così non me posso prendere. Me la fuggo malissimo. Ma dove dobbiamo andare? Con me che dobbiamo andare a. Giù a sud della mappa, in. In G4? G4, esatto. Ah, gather the resources, ok. Ah, ho già gatherato le risorse. E sopra ci stavano degli altri materiali, però, eh. Oh, carro pesante. Come carro pesante? Dove l'hanno preso i carri pesanti? Perché a quanto pare l'hanno già sbloccato alcuni. Ma porcaccio il Cleo. B, spostati un po' di più perché sei in una brutta situazione.
Ma porca puttana. Te l'ho detto io. Porca. Cos'era? Io comunque non so dove dobbiamo andare, raga. In G4, vedi, c'è la cosa della fuga. Ah, o no? Sì. Corriamo, tanto siamo veloci con Stefani, dai. L'hai detto a B prima, B ha cambiato idea. Ah, che mazzata che mi ha fatto, ma che cretino è. Delta, non ti fermare, che ti ferma e per... Hai mai visto che cosa mi ha fatto il compagno? Ti ferma e per Delta. Okay. Dove è andato? È andato là in B3, che non ho capito perché. Perché sei andato in B3? Ma infatti. E infatti. No, mi ha fatto esplodere. Ecco. Corri Delta, corri, c'è un nemico. Un nemico, Delta, ho beccato un nemico. Ho capito che c'è un... cannone, hai capito? Se non prendi i materiali, cosa che non hai fatto, e poi dovevi ascoltarci. Come no, ho cercato dappertutto, ma il mio carro è lì. Oh, un nemico, fermo. No, volevo colpirlo, perché non lo colpisco? Non lo so, però brutta vedo troppo... merda. Vedo brutta gente. Devi morire, brutta merda. Ma sicuro che dobbiamo andare? Ma sicuro che dobbiamo andare? Io volevo uccidere. Ma sicuro che volevo uccidere. Evacuare tu da zona. Ok. Quindi noi prendendo i materiali dovremmo potenziare i veicoli teoricamente. Questo sarebbe il concetto. Ma in pratica io vabbè, non comprendo. Eh no, Emma lo scopre. Oh, carro nemico di fronte a te. L'ho visto. Piccolo però carro. Questa carrolina va più veloce. Vabbè, sì. L'ho visto, ma ora non lo vedo. Non fa niente, però noi dobbiamo andare più giù, eh. Aia, mi stanno sparando alle spalle. Gite sciocchi. Alle spalle. Non lo so. Oh, porca puttana, che botta. Che cos'è stato? Un coso grosso con munizioni grosse. Io col cavolo che ci vado. Che nel dubbio ha di più. Quindi sono in pochi quelli che riesco a sopravvivere. Quindi sono l'ultimo. No, non ci credo. Sono rimasto da solo. Aia, madonna, che cazzo era? No, vabbè, dai. Ma sei ancora vivo? E non significa niente, non posso fare di più. Comunque siamo partiti in un server che già la gente qua è forte, che cacchio è? Still alive. Hai rotto i coglioni, mi hai rotto appena le ruote. Oh, mi hai scassato le ruote, non posso muovermi. Vai. Lunga vita, dai. Vai. Beh, adesso ho capito come funziona. Supporto tattico strategico. Ma RT, sì. Come fanno gli altri ad avere già questi cosi potentissimi? Mistero della... No, il mistero con i controcazzi. Ho capito. Però tu hai la torretta binata, non vale. La voglio anch'io. Ma no! Ma no! Tempesta? Tempesta! No, fuggi, scappa, c'è il Nemesis. Oh no! Ah no, ma io credo che... Beh, però è una buona... Ragazzi, abbiamo fatto una cazzata. Ragazzi, abbiamo fatto una cazzata. Ah sì, e qual è la cazzata? Vedi che qua dice il punto di seguire, il punto di rigenerazione è qui. Vedi che c'è un trattino rosso. Guarda che noi ce l'abbiamo anche sopra, in A3, 4 e 5. La cazzata nostra è che siamo scesi dalla parte nemica. Ah, e quindi noi dobbiamo andare lassù. Sì. Ah là, Sì, perché effettivamente mi trovo. Ma lo impariamo, se no dove è l'altro? È perché è troppo strano che là ci sta la base nemica, effettivamente. Non possiamo andare lì sotto. Perché secondo me la freccetta era per dire, guardate che là è la zona di fuga. Però teoricamente è la parte esterna della mappa. Oddio, ma qua adesso è nubi, che cazzo vedo qui? Io non vedo un cazzo. Ho notato. Tempesta di sabbia, dove i sabbiopoli torneranno. I sabbiopoli, tutti questi carretti con questi caschi molto sobri. Perché ho immaginato perché ho immaginato i taschi da qualche parte. Così a caso in giro. Ricordi che poi camminano in fila indiana. Ma le hanno le tasche o non le hanno? Sai che bella domanda. le tasche toscane dei toscani sabbiopoli. Oddio. Ma io ora mi faccio una domanda, ma i materiali io come li piglio se adesso qui non ci sono? I tasti toscani sono di Fiorenza?
Sono i toscani. Firenze, Siena. Pisani, Pisani. Ok. Ok, io ho preso della roba. Mo voglio. Oh, casse, casse, vedo casse. Ok. Io ho preso da... sto arrivando da voi. Guarda come slitto, un amore. Amore. Dessamore. 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 Che cazzo devo fare qua? Non lo so, fammi vedere prima, fammi capire. Voglio... Non lo so, non lo voglio sapere. No, lo dovresti saperlo, essendo che stiamo giocando. Ah, cazzo. Beh, ma è la prima volta che lo vediamo. La tempesta di Sabipodi. Non trovo risorse. Sì, ho trovato un cassonetto. Ma bisogna essere vuoto, io lo trovo tutti vuoti. Aspetta, questi sono. Oh, ma che palle, tutta questa roba inutile trovo. No dai, ma perché c'era un. Cioè, no, ma dai, ma c'era un po'. Cos'è questo? Oh, ma non trovo una cassa io. Oh no, ma c'è. Ma l'ho trovata ancora. Io l'avevo trovata lì al tutto in comando, ma c'era il carro. Vabbè, io tengo una percentuale. Io per curiosità vorrei andare a sto punto a vedere se è corretto. No, non credo. Comunque si cagli armati sti non è che cagli armati, queste cose mi ricordano quelli di Robot Wars. Madonna, anche quello, anche quello. Come si chiamavano i robot della giuria che erano. Mi ricordo mica era troppo belli, cazzo. Sì, io l'avrei voluto che la Kinder e Ferrero si mettesse d'accordo e che poi tipo tutti vogliono i Kinder e sorpresa, collezionali. Allora, ma se io vado dire... raga, io non ho più trovato risorse. Ma infatti sul mio cadavere recuperato. No, io le ho trovate giù, in fondo, dove il nostro spawn c'è un. No, ok, non lo possiamo fare qui. Ah, quindi dobbiamo andare allo spawn. Ah no, allora niente, vedi. Venite come. Io non sto capendo nulla. Nel profondo sud del presente tipo sotto la Calabria. Nel profondo. Oddio, la centrale, le centrali nucleari. Noculare. Noculare, si pronuncia noculare. Ah, a chi mi spara? Saluta merda. Insegno io a sparare al prossimo. Ho rotto una ruota, ho rotto una ruota. Allora. No, mi ha ucciso un rettile. Come un rettile? Oddio. Ma il rettile c'ha le cose là, c'ha... Ah, io sono un super deceduto. Ma se no come è esploso male? Colpo critico, sì. No, mi ha criticato di lui. Dio, chi è questo matto che mi spara a vatticonate? Vai B! Vai B, sei tutti noi! Sto ricaricando! Oh no, sono morto! Sono morto. Benvenuto nel club. Ma dai, ma che cazzo, ma questi sono super mega giga... Che palle. Un giga child. Cazzo, boh, non lo so capendo. Ma guarda che Rex, che il pilota, quello con Delta, sono quello della X. Al casco. Quello con Delta, al casco della pilota. Anche il pilota è un pilota. Anche il pilota ha un casco della pilota, vero Delta? Anche al pilota. Alle spalle... Ma la domanda di Delta è, ma il pilota è pilota perché sa pilotare o è pilota perché ha il casco? Madonna, dove mi hanno sparato? Questo è il dilemma che ci attanaglia di notte. Ma voi avete perso... Come è nato prima l'uovo o la gallina? Ma voi avete perso tutti i carri? In Italia è nato. No, io prima. Sono qua. Allora, ragazzi, vi confermo che purtroppo dobbiamo andare alla via della fuga dello spawn. Quindi là sotto dobbiamo andare in G4. No, adesso mo mi hai cambiato la zona, vaffanculo. Mo in B1, mo lo dici adesso che... Allora si sposta. Ma io non so l'opinione. No, non vedo niente di tutto quello che vedete voi. No, guarda su B1 nella mappa, vedi che c'è una freccia. Quindi freccia. Adesso sì. Ma quante ce ne sono? Correte. Allora, forse ho capito come funziona sto gioco. Allora, noi dobbiamo prendere risorse e dobbiamo trovare una fuga di via per uno per guadagnare punti alla squadra. Due, per magari potenziarli i veicoli successivi. E poi tre, purtroppo, se arriva la tormenta dobbiamo fuggire. Cioè, il trucco è... La tormenta è una tempesta. Madonna, è sparato tutto.
casa. Una tremenda tormenta, è per questo che noi non troviamo più materiali, perché i materiali sono limitati, cioè li prendi. Non ce la farò mai più in 50 secondi. Io di puttana. Quanti secondi sono? 45. Ce la facciamo. 40. Non c'è un del tempo di sabbia. Sicuramente. E quotidianamente. No. Qualche stronzo che è apparso davanti a B. Sì, grande, la prima kill. No, brutta gente, brutta gente. Molto bene, il primo bottino della giornata. Guarda... un altro stronzo. Due stronzi, siamo circondati da stronzi. Madonna, 10 secondi. B, fuggi, ce la fai cazzo. Sì, sei tutti noi, vedo un carro pesante. Non mi interessa, B. No, no. B, buttati dritto, 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 qua fan qua. Noi ti uccidiamo lo stronzo alle spalle. No, cazzo, oh. C'eravamo riusciti. Ma tanto non avevo risorse. No, no, allora, è un gioco di sopravvivenza. Solo il... Ah, oddio, pronto per cosa? Mi seleziona... Cos'è sta roba? Result collected. Ah, ok. Beh, abbiamo solo questi. Ok. Sì, è del tipo... Bello. Ah, guarda che roba, c'è tutto un tech tree, c'è proprio un tech tree. Quindi, quindi noi dovremmo teoricamente cercare di ottenere quegli equipaggiamenti e scappare direttamente con gli equipaggiamenti se siamo fortunati. Cioè è una fuga praticamente. È proprio un albero di carri. Sì, è un car- sì. Adesso ho capito, devi pigliare le risorse e devi portartele a casa proprio, perché sennò sbocchi la roba. Capito. Carino. Dobbiamo fare un'altra partita per capirla meglio, perché è stato un po' meh adesso. Però il problema è che le risorse sono limitate, quindi però ho capito che tu prendi le risorse dai carri nemici. Questo lo fai. Quindi sì, praticamente quando ci hanno distrutto ci hanno preso le risorse. Ah sì, infatti, infatti, infatti. Ora quando lo potete sbloccare. Ho visto che roba, è pazzesco. Vediamo sempre per la prima. Riproviamo un'altra, dai. Magari stavolta c'è ancora una, dai. Beh, dobbiamo capire come funziona, signore. Via. Allora, io speravo come pesce d'aprile tipo l'armata di Steiner, l'attacco di Steiner. Così. Vedi, la prima è raccogli materiali, punti interrogativi che non tutti ce li danno, trovare gli oggetti, prendere gli oggetti, vedere arrivare a un certo livello, vedi questo è il livello di punteggio, ma solo per solo quando tu porti ok, ci siamo, rispawno lì con il mio porcupino, lì come si chiama, porco spino, porco lupino. Allora, riproviamo la dinamica, riproviamo... No, povero Lupe. No. Avanti, avanti, presto, e tale morta. Di tale morta. Via. Ma cos'è? Dall'ultimo. Oddio, ma oddio, cosa... Perché? È stato capottato malissimo. Non lo so. Che muoia. No, che cattivo. Che muoia, quella merda. Ma perché? Che sì, perché le risorse sono mie. Debole. È morito così. Io ce l'ho. No, che fai? B. Che cattivo è? Non si faceva passare. Ah, non è giusto così. No. È incazzato malissimo. Si guarda, si sta sparando con tutti. Davvero? Sì. Ah, sì. È giusto così. L'ho venuto in mid box, stronzo. Vabbè, hai voluto giocare a questa modalità. Ah, ecco questo. Qua. Allora abbiamo. Vedi, li riconosci subito i materiali. Sono questi così strani. Uno. Anche i barili hanno materiali. Attenzione. Un po' tutto. Barili. Sì. Tu sfondali pure. Anche i famosi barili di materiali. No, qui non è la valilla. Ho fatto danni, non dovevo farlo. Io non ho fatto. Non ho preso un cazzo. Ah, ma non c'è niente. Ah, no. Infatti, ma che depressione, ragazzi. Vabbè, devi limitarti. Devi distruggere i barili B, anche perché poi trovo. Infatti, vedi, ho trovato altre cose io, per esempio, vedi? No, sto trovando un cazzo di una sega.
Ok, io mo sono al massimo, devo andare lì sotto, mo, eh. Ma fa il culo, tu ci sei già al massimo, io sono al zero. Eh no. Inizio a spostarmi. Ma sei andato ai bar, a prendere anche i barili, cioè hai sfondato i barili? Io sto sparando a tutto, delta, tutto, il contrario di tutto. Va bene. Ok. Già punto esclamativo, io già me ne scappo, vediamo se riusciamo a scendere. Ho distrutto anche un pozzo petrolifero, non è servito a niente. Ok. Andiamo su. Sentendo lo zio Sam che si incazza a distanza. È a nord, bisogna andare a sud. E scappare, cioè praticamente, con tutta la roba che tieni a portata di mano. Non sto trovando un cazzo. Ma... Andare giù. Adesso provo ad andare su, tutto su a nord, che visto che sono a zero, e centrali petrolifere. Oh, guarda un minimo. Sì, sì, perché... Perché secondo me è la deformazione americana, io ci ma perché tipo la cosa la sesta la cosa la sesta armata Stalingrado, no? Bisogna dei così tutti di Caucaso centrali che sono tipo una volta per tutte. Allora, quello che io sto pensando, signore, che di base i cerchi sono dedicati ai punti di dove trovare materiale, cioè secondo me quelli, quindi non è sono punti strategici, semplicemente sono punti dove raccogliere roba e basta. Quindi noi abbiamo un punto in comune che sarebbe la fuga lì, cioè ce l'abbiamo tutti in comune, che bello. Preferisci Rex la sesta armata Stalingrado? No, mi stanno colpendo, aspetta che un altro porco spino mi sta colpendo. Armata, Rex è meglio la non armata o per me la sesta armata Stalingrado. Lol. Ah, guarda che lontananza che si vede il temporale. Vedi che il temporale sta arrivando. Ah, quindi è un temporale, una tempesta di sabbia. Vabbè, temporale, tempesta di sabbia, siamo lì. Vabbè, siamo lì. Aspetta, ma non si può riparare qua il caso, che merda. No, perché non siamo poveri e schifosi. Siamo schifosamente poveri. Sì, è meglio prendere e scappare subito. Ma ciò non me lo fai riparare, ma la fa. Dopo che aveva distrutto mi diceva riparalo. Ma no. Va bene. Delta, la situazione lì davanti. Sto scappando e non sto guardando a nessuno. Ottimo, ottimissimo. Però per il momento non sto trovando nessuno. Per il momento, ma non me la voglio. Se ti vedo esplodere faccio dietro front. Giusto, sembra un ottimo adagio. Perché il bello che io devo trovare è proprio il puntino, perché non posso andare a oltre mappa, capito? Perché se no oltre mappa mi fa uscire, mi dice che non va bene. Cazzo, quello è il fastidio. Quindi devo trovare proprio la posizione giusta. Vedi, io sto facendo un modo che non mi sgamano. No, ma dai, dove mi hanno sparato? Dove? Ah, è di fronte. Di fronte, no, cioè esco dall'angolino e mi trovo. È di fronte ed è piccolo, lo puoi battere. B, cioè praticamente è piccolo quanto me, lo puoi battere. Ora, mo io sono curioso di andare lì di persona e capire. Ma nessuno non l'ha cagato. Vedete che bastardo, quello stava lì a aspettare a uccidere. Ma una volta che tu hai preso le risorse. Dovresti scappare appunto a quel punto. Come la merda. No, l'ho capito, ma dove scappi? Dove ci sta la freccia che mo sta in B1. Mo per esempio in B1 per esempio sta. Vedi? Ah, ok, Alex. Ah, da te sta lì. Adesso sta là adesso. Che vuoi da me? Noi dobbiamo solo scappare, fuggi, quelle. Fuggi! Ne ho ucciso uno, che gioia che mi dà. Ma aspetta, B, ma tu quindi ce l'hai ancora a G4? Esattamente. Ah, quindi ogni volta che tu muori cambia lo spawn. Ma... No, non può essere. Vediamo, B, tu scappa. Prova a scappare, fammi sapere. Perché se sei arrivato a un punto... Scappa. Sono scappato. Bella! E mo che cazzo faccio? B è scappato. Ottimo. Come ne faccio io? Non lo so. Ma... Ah, boh, niente. Ho recuperato le risorse. Ma basta. A posto. Posso rispawnare. Ah, vedi. Allora puoi rispawnare. Allora vedi come funziona. Basta così. È ok. Grande. Uno di noi. Allora. Bisogna semplicemente sopravvivere. Quelle. Allora l'avevo capito. Le kill non servono a nulla. Sì, infatti. Io l'avevo capito. Purtroppo. Non servono a morire.
No, io devo abbattere quel crocione. Oh, c'ho uno sponso di fronte. Mannaggia però. Ne so più di un coglione. Mo gli salto addosso sulla duna. Guarda, guarda, mo faccio la bastardata. Mo faccio la follia, mo faccio la follia. Ah. Sì, obiettivo distrutto. Che... Grande. One rate point, cosa me ne faccio? Non so cosa voglio dire. Ho preso la roba, ho preso la roba. Ho preso la roba, sì. Ho preso la roba, raga. Ho rubato qualcosa. La roba di mele. La cassa di mele. I frutti Wumpa. Cazzo, gli ho preso, gli ho sciolato la roba. Incredibile. No, gli ho preso il mana. Bellissimo. Okay, io proporrei di attestarci tipo qui con tanta cattiveria e aspettare che l'uscita cambi. Ma a me è uscito per esempio soggettivo, perché mo che mi sono morto mi ha spottato il P1 a me, ad esempio. Attenzione che era un nemico in zona. Mi arriva la tempesta. Beh, però prima quando era nord era uguale per tutti. No, perché a me forse no. Sì, forse no, non lo so, perché a B non si sa, non si sa. No, a me rimane sempre in G4. Sì, anche a me. A me no, capito. Bisogna scendere. Ah, no, vedi? No, allora mi avete rotto. Madonna, mo mi sto incazzando. Ma mi mirano con una cattiveria, senza nessuna pietà, ma che problemi avete? Senza colpo ferire. Cos'è questo? Oddio, oddio, sto pigliando il volo. Oh, cazzo. Porca merda. Delta, cos'è questo concetto che mi vai a dire adesso? Di dandonnetta da facili costumi. Cos'è? Nessuna pietà. Perché prima vi era la pietà. Ah, vaffa. No, allora, se il gioco di base è sopravvivere, prendi materiale e vattene, per quale motivo devi metterti in una posizione... tra virgolette strategica a puntare per ammazzare qualcuno se poi alla fine... Ma delta la mia contro battuta è ma perché sono quel guys lì da terra? Già, effettivamente è un'ottima esatto. Che la gente e qua vorrei proprio la risposta da avvocato. È avvocato del diavolo. Sì, del tipo non ho altro da aggiungere. Beh, la risposta sarebbe solo tutti sono stronzi che non si dovrebbe. Comunque ragazzi c'è gente brutta a nord. Non so se li vedete anche voi, ma c'è gente brutta. A me intanto lo spone in B1, dove io volevo scappare. Guarda quei due bastardi come stanno lì, perché si stanno andando via. E ovviamente lo spone in magari in fuga B in A4, si mettono là e se ne vanno. E hanno, hai capito? E hanno io prima, infatti. E infatti vedi come skippa, come se ne vanno. No. Oh, mi ha tritato malissimo. Beh, è morto anche lui, o sbaglio. No, sono scappati tutti e due, sono scappati. Vaffanculo. Io invece devo andare. Io ora devo andare purtroppo in B1 perché non mi spotta da nessun'altra mappa adesso in zona. Quindi vedi che. Adesso utilizzerò il boaro. Guarda che stronzo! Guarda quanti sono stronzi. Guarda, si mettono lì per rompere il cazzo. Perché sanno perfettamente che la fuga mo è lì. Io ormai devo andare. Sparo le bobine in nitrato d'argento adesso. Devo andare proprio. Andereccio. Dite già che c'è uno in zona che, che secondo me è uno che muovo lo picchio. Cosa? C'è uno laggiù. Ecco là, ne so due, so due, so due. So due. Sì, so due. Sono in tre. Non in due, sono in tre. Cazzo, Delta. Sì, ho beccato a due, però sono tutte e tre. Oddio. Aiuto! Aiuto! Help Mario! Sono in tre. Oddio! Sono in tre, porca puttana, sono in tre. Niente. Sono in tre. Cioè, ora ho capito. Quel pezzo di fango sta camperando lì. Sì, hai capito che mi sta. È quello che mi sta urtando. È quello. Quello che mi dava fastidio è quello. Non che il fatto che stai killando. Vedi, è exfil camping. È vero, sì.
Sì, ha detto giusto. Sì. Ci sono dei... No. È proprio quello che stanno facendo. Eh no, dei coglioni che stanno camperando per dare fastidio. Questo stanno non... campando. No, stanno facendo. Mo li faccio campare io con un culo grosso così. Faccio guarda. Allora, quanto amore. Ma Fall Guys è diverso. Almeno diciamo che Kitty Grab almeno vuole far vincere la sua squadra. Però perché ci sono dei casi. Ma qua vincono. Quando come mi è capitato la volta scorsa della tua stessa squadra. E... Vabbè, quello era un coglione. Quello era un coglione. Quello è un altro discorso. Però qua... Categoria di persone. Eh beh, sì. Qua, perché ci sta un concetto di stronzaggine, ma questi poi sono talmente coglioni che devono solo dare fastidio a gente che sta giocando. Se il gioco di base è prendi materiali e scappa... No. Il complice. Tecnicamente sì, perché a questo punto per una cosa del genere devono essere bannati. Perché non funziona così questa modalità. Se la modalità di base dice prendi e scappa... E becchi magari ecco un avversario che sta scappando nello stesso punto. Allora là c'è lo scontro. Ma se ti devi mettere lì perché sei sicuro che devono passare per ucciderti, non è la partita classica di War Thunder che conosce la mappa. E questa è la modalità che è basata su questo. E dai, è diverso. È perché la modalità che è diversa mi fa girare i coglioni. Se fosse stato... Sei diventato Strong Standard praticamente. Sì, esatto. Altro che Mad Thunder. Lo so che Mad Max è tutta gente stronza. È Mad Panzer. Tutta gente stronza. Però ciò non vi ho avuto Panzer un... Thunder. Panzer. Sai che sono ragazzi, sono stanco. Sì, abbiamo notato, non ti preoccupare, tutto normale. Hai trovato qualcosa? Stai andando da sull'uscita? Sì, vista, io lo vedo. Sono uscita, ma non ho nulla. Vabbè, tu esci e basta, sono sempre punti, secondo me. Ma infatti, che te. Intanto hai ancora un minuto, quindi poi. Ah, ma tu basta che ti distruggi. Eccola là, guarda che bello, guarda, è l'unica area dove non c'è nessuno, fu così che c'è uno in attesa. È uno lì a lato. No, non c'è. Cioè, a lato nel senso che ha le ali. Nel senso che decolla tra poco. Sì. Sono lì a lato. Sì, però distrugge gli oggetti che passi, La frontiera texana, qualcosa. Madonna. Che mazzata tremenda. Beh, sei riuscito a prendere il muro. Beh, dovresti andare un po' più avanti, che secondo te lo sai. La frontiera più umana. Lì dovresti andare. Lì. E là. Lì. Perché sei piantato contro il muro? Sono uscito. Ah, ok, ci siamo. Ah, noi ti vediamo piantato contro il muro. Ok. No, lo so, si è piantato lì. No, perché come ha sbattuto? Noi abbiamo detto B. Ma immagino che si era rotto il motore. Quella cosa lì. Infatti, non si fosse io. Gli altri stanno scappando. Ci puoi. Hai vinto, bravo. Bravo. Hai vinto. Ora hai vediamo vinto, che bravo. Cosa succede. Ora vediamo. Durata missione. Ok. Ho fatto arrivare te. Bella domanda. Tre cose, ho trovato tre cose col teschio. Molto cattivo. Cosa ci faccio con queste cose col teschio? Niente. Un cazzo. Bene, andiamo su modalità normale. Dai. Sì. Stasera abbiamo dato con le picciate. Sì, comunque è carino, però non mi piace. Sì, quello di Dune è molto più bello. Sì, quello delle Dune è molto più bello. Quello di Dune molto più bello. Allora facciamo un arcade. Un bel arcade, tranquillo. Bello arcade, va bene. A che livello? 2.7. Per la gioia dei Rex, che 2.7 no? Ovviamente. Aspetta. Sono felice. Quei ciapponi ponici. Ok. Ma che poi Rex, tu che ti intendi di cannoni? Ma il cannone qua magnifico da 149-35 è stato impiegato mai su carri armati o no? No, che io sappia non mai. Ah, no. No, che io sappia mai non è stato impiegato su carri armati. Che livello quindi, scusatemi? 2.7. Ma perché sai cosa avevo letto di sto cannone qua, Rex? Che noi praticamente all'inizio della guerra dovevamo avere i cannoni a deformazione e invece per qualche motivo... ci è arrivato un po' tardi e ha cominciato a portare avanti quel che già avevamo in fabbrica e quel che avevamo erano cannoni che quando sparano vanno indietro a più non
Sì. Dicevano che questo cannone qua ogni volta che sparava doveva essere riposizionato per mirare. Immaginate che comodità ogni colpo. Vedi, in pratica è inutile mirare perché poi devi riposizionare per mirare. No, è una doppia fatica per te, ovviamente. Oppure per sparare a caso. Prontati. Approntiamo. Perché ci vedo caricamento modalità? Io voglio fare arcade. No, ecco. Arcade quanto più. Ah, comunque hai visto quella foto e video di quella locusta o quella cosa che era? No. Una cavalletta. Sì. Ma hai visto quanto era grossa? Dica. Delta locale. Poi era bella perché era tutto il rullaggio. Delta? Dica. Tu hai carri a 1.3. Con ciò? No. E quindi? 1.7 Delta. Lo so, però io devo livellare sti cazzo di carri. Sì, baguette la prenderei nella baguette. Ho capito, però io devo livellare sti carri. Te la prenderai nella baguette. Ma tu hai capito che a me mi basta solo un carro e poi il resto sono tutti due punti in poi a salire. Sti carri fanno cagare. Se io non li livello almeno a due, questi carri sono inutili. Cioè, sono deboli. Ma non è di roba 2.0, 2.3, 2.6. Mi prende in giro? Se metto di nuovo i russi, gli faccio il culo. No, ma intendo no con la Francia in generale. No, perché in Francia hanno la testa di cazzo di mettere 1.3 e poi passa di mettere 2.4. Cioè, dimmi tu dove la logica. Mi è piaciuto come l'hai detto. Che cosa? Ma la testa di cazzo. Scusami. dai. Che scala. Come puoi non offenderli che sono tutte a 1.3 il massimo? Tranne uno che arriva a 1.7. Il tuo sogno è proibito di avere il VC. Ovviamente. Ma come sei messo? Lo stai sbloccando? Lo stai scaricando? Buongiorno! Quello è 2.7 di valore, quel cazzo di cose. No, eccolo qua, adatto per questa modalità. Ah, 2.7, ottimo, bene. Quindi lo puoi usare in questa modalità. Ma io ho tutti quanti 1.3. Sì, perché infanghi l'onore di un altro onore della casa. Dove vogliamo andare, ragazzi? Ma perché sento un rumore di una moto? Che cazzo? Sento un rumore di una moto. Perché Rex sta scaldando il motore, il grande motore. In C o in A? In C, ovviamente. No, C va bene. Ok, C. Ovviamente. Non ormai sei inutile in sta partita. No? I carri che sono lentissimi e per non distrutte per i cagliati. Vabbè, almeno fammi giocare. Magari no, chi lo sa. In C. Nessuno è andato in A. Solo uno, e poi io sono da solo. Guarda che bello. Ah, ecco, qualcuno ha detto, guarda, aiutiamo. Grievous, già io ho difficoltà. Grievous, io giuro che... quitto. No, quitto subito. Già ho difficoltà io. Vai dritto tu. No. Già hai visto com'è andata a finire. Grius, guarda, quitto, ti banno diretto, ti faccio una bella segnalazione del cazzo. Danno della vita. Vabbè, sì, guarda, gli amici sono... No. Già è tanto che ho migliorato sto cazzo di motore, vado leggermente più veloce del previsto. Perché sì, perché giocandoli sblocco qualche cosa, prima non avevo un cazzo. Ecco perché. Mo sono un po' più veloce. Hai capito come è cominciata la guerra in Ucraina? Era una partita dove c'erano Putin e Zelensky. Poi è infastidito Putin si è arrabbiato e ha detto basta, ci fanno l'Ucraina. Ma hai capito, tanto io ripeto, il fatto che vincerà... Perché ci sono due carri nel nostro sponda? Ma non fate domande che non vuoi avere risposta. Guarda B3. E non lo vedo. guarda AB. Forza 4F1. Ok, ricevuto. Carro nemico. Cazzo, per un tirone. Non lo colpisco. Madonna come cosa. Panzer 3. J. Sta sparando qualcuno. Ho preso il cannone. Mi ha fatto male il cannone. Oh, L12. M6. Ah, ok. Tirato giù. Ragazzi, un Panzer. C'è uno di fronte a noi. Un anticarro. Carro brutto. Ragazzi, se avete dell'artiglieria, tiratela. Dove? Posizione? No, scherzavo, sono molto dispersi, cazzate. Provo ad avanzare. Ho lanciato.
In E7, eccolo là, quello ho messo, ho puttato un appunto, vedi. Una... Male gli ho fatto male. Non riesco a inquadrarlo. Ho lanciato un attacco aereo, quindi dovrebbe pigliarlo in pieno, se tutto va bene. Sto leggermente accelerando, avanzando troppo, non mi piace. Ok, bella! Bellissima! Ma non l'ho fatto io a kill, no, che tristezza. L'ho tenuto sotto scacco. Ma che bastardo, avevo lanciato un attacco bombardiere. Io se hai visto gli obiettivi che arrivano. Oh, chi è che ho colpito? Ah, sì, tu. Vabbè, figura se sei accusato di qualcosa. Quella cosa. Bella. Bella. Bene, ottimo. M24. M24 di fronte. Io mi sento come quel giocatore che si unisce nella squadra dei più forti. Sì, vai, tanto che cazzo sparo con questo. Io mi sto sentendo come la situazione del giocatore più debole. Stai con una squadra forte, fanno un sacco di kill. Attenzione a T50, oh, no, no, no. T50, C50. Ho visto. Di Reichsmark che mi cazzo, aspetta che li usa lì. C'è un l'ho colpito, si sta muovendo, mi sta fraccando. Bellissimo. Bello, non so chi l'ha fatto saltare noi, uno dei nostri. Sì, ho fatto pure assist, quindi lei che da boss. Però sono messo un pochino male. Quando sei la conformazione dello scudo è facile tirarli giù. C'è un Panzer 4. Non è un tipo amichevole. Però meglio in Eco 7. Sì, di fronte proprio a Rex. Rex ce l'hai in. E lui in Panzer 4? Sì. Ok. Rex ce l'hai poi di fronte, un Panzer E. Ah, cazzo. Se avete bisogno. Bello! Io a caso! Il livello non conta! Vaffanculo, bitch, please! Delta, aiutami, rimorchiami, raga! Rex, aiutalo! Tiratemi via! Subito! Forza! Grazie! No, grazie, c'è un C out della okay. Madonna. No, ancora un po'! No, aspetta, hai mollato il capo. Ok, no, ripreso, ok, a posto. Un posto, tranquillo. Occhio di fronte, chi ha? Sì, è amico tuo, saluto. Chi peggio ancora. Infatti, bella. Bella. Allora, ciao. Abbiamo... Cosa vuoi? Sono morto da un pezzo. Ma sbaglio, ce l'abbiamo proprio qui davanti. Sì. Abbiamo un Panzer 3, le faccio il giro io, aspettate. Allora, io gli ho lanciato un attacco orbitale, poi non lo so. Sì, che ci aspetta lo stronzo, faccio il giro. Dai. Inculiamo. E ce la fa a girarsi, ok. Ma fra tutti voi, ma B c'è? Fra tutti voi ci sta tutto. Sono qua. Sì. No, sì. Sì o no? Forse. No, sì. Alex, ci sei, ti do un'opportunità. Aspetta, non sono ancora pronto. C'è un attacco aereo. Vabbè, prendilo. Non ero ancora pronto. Okay. Non è stato. Vai. Apposta parete. Ce l'hai da dietro. Oddio, cosa ho pensato? vabbè, dai. Scusami. Porca miseria, dai, siamo anche concentrati, mannaggia il cazzo. Scusa. Saponetta, pensare vabbè. Male. No, ma ti giuro, è stato quella cosa che non se io sentivo solamente mentre guardo voi due lì in fondo con i vostri nomi. Noi che cerchiamo di essere professionali e vabbè. Si abbatte lei, si abbatte me. Mamma mia. Ok, dai. Ma ragazzi, ma noi stiamo giocando bene, perché stiamo perdendo? Dai zitto, fai silenzio. No, ho fatto una domanda vera. No, noi stiamo giocando malissimo. Molto male. Ma hai giocato così male? Ma quello c'è che tiene. No, ok, sentiamo che cosa è capito della mia frase. Shish. Complicata. Cosa hai sentito? Cosa hai capito della mia frase? Shish. Vabbè. Allora, questo povero signor lì non è qui, è là. È là.
E che ironia, guarda, un giapponese che aiuta un carro americano. Molto molto divertente questa scena. Paio di Godzilla con King Kong. degli alberi. Che bello, grazie, stronzo. Allora io adesso... No, dai, non possiamo perdere B, maledetti dementi. Il grande momento della serata. Dobbiamo provare a sfondare B. Sfondiamo, sfondiamo. Tentiamo. Che questo non credo che sia il momento giusto di andare ad attaccare donne e bambini. No, non lo credo neanche io. E infatti e Grievous è andato a fare ciò. Va che bene, non doveva fare. Perderemo Grievous? Sì. Ma noi non perderemo. Io lo dico giusto perché io ho detto prima, la stiamo giocando bene noi come persone, ma la stiamo perdendo già di base, non rompere. Oh. No, mi hai interrotto non prima, mi hai rotto il cazzo prima. Ecco. T28B, cazzo, l'ho visto. Sono incastratissimo. Guarda che sbuca, guarda che sbuca. L'ho visto. Un colpo che mi ha fatto fuori. Mi ha fatto fuori. Ma dai, ma che cazzo. No, ma pigliate in piedi. Minchia, ha sfondato. Vabbè, per fortuna uno di nostri sta conquistando A, almeno. Chi di T28 perisce. Anzi, no, ferisce. Di Zis30 ma... perisce. No, ma l'avete visto? È un premium. Cioè, un account premium. È tutto equipaggiamento. Tanto chissà che cazzo ha il potenziamento. Quello. Quello... C'è niente di meglio da fare. Appunto. Spendere soldi su. Ma serio, eh. E comunque io ho detto che stiamo giocando bene. Non vuol dire che stiamo vincendo. Non è mai uguale a quello. E infatti abbiamo fatto un sacco di punti e la nostra squadra fa cagare. Perché veramente ho visto... Comunque occhio ragazzi, perché stanno... c'è brutta gente su B, proprio. Ci ha seccato tutti i nostri, praticamente. Grievous è ancora vivo in tutto ciò. Incontro. Io non esagererei, però. Perché per adesso abbiamo due punti di controllo su tre. Infatti sono loro che devono conquistare, non noi. Grazie loro. Andrei a tenere sotto controllo C. Sì. Piuttosto. E ci sta. Io sono qua. Abbatto questo e convergo su C. Già non abbiamo due punti di ingresso. Tienici aggiornati sulla situazione. Tirati. Brutta gente. Brutta gente in arrivo. Voilà, andato. Grande. Cazzo. Sì, in B ragazzi. In B brutta gente. C'è proprio un plotone di nemico qua in arrivo. Ok, pronti a rischierarsi su C. Ecco Delta, tu che hai l'aereo, bravo. Sì, ve l'ho detto che c'è brutta gente in B. Perché ti stai giocando a War Thunder? B, Rex. Ah, vedi che sono rimasti B e... Ah, ci sono rimasti ancora in base. In A sta conquistando A1. No, no, ma come? Cerco di andare un po' più piano e più dritto. Rex, situazione? Situazione, ho un M3 a 3 qua che sta giocando al nascondino con me, sto merda. Mi stanno attaccando malissimo da dietro. Ho dovuto. Infatti mi stanno danneggiando. Ok, se riuscite prendete B. Eccetto l'antiaerea nemica. Appunto. No, io mi sono salvato, però mi aveva rotto l'ala, quindi stavo slittando come un cretino. Vabbè, normale di tipo. Giovedì grasso, ok. C'è un T28 che ha conquistato A e sta venendo in B con tanta cattiveria, ragazzi, ve lo dico già da adesso. No, mi hanno preso il pilota. Colpito, a casa non so neanche come. Cazzo, raga. Dica. No, un po' nella merda. Sono 2T28 oltretutto. Sono 2 o sono 28? 2. Ciao balle. 28 per 2, ti ho detto tutto. E non è da... Prendi un T28 e prendi 2. Quello è il problema. Allora, io per sicurezza rimango verso C. Ok, un T28 l'ho distrutto. Ne manca uno, c'è un altro. È nella foresta, è in D3. Ora sono impegnato con altri, cara.
Praticamente rimango l'ultima linea difensiva sul C. Vai, tu tieni che qua stiamo facendo quello che possiamo per uccidere tutti. Cazzo. Siamo messi male a livello di forze, eh. Qua stiamo tenendo B, stiamo provando a tenerlo. Okay. Buono. Che rumore molesto, però tutto a posto. Dai, corri carro francese, corri! Corri carro francese, corri! Ma dai! No, no, merda, vaffanculo! Che... Vaffanculo! Sì, ma è campionato lì, eh! Cioè, proprio, sai cosa dire, fermo, aspettare. Vaffanculo, niente. Vado col panzer. Io ho finito tutto. Guarda me i vitami intelligence. Fanculo. Riesco, sì. Chi ti ha ucciso? No, no, mi ha ucciso l'artigliere. Porca troia. Senta, sono andato. Sicuro mi uccide. È un bombardamento, mi ha ucciso. No, uguale, niente. Anche a me è un bombardamento. C'è un cacchio di carro in arrivo che mi sta dando fastidio. Aereo, lo sapevo. Che dai fastidio, aereo di merda. Delta su indietro di te, 200 metri. C'è un antiaereo che dà fastidio. Dove? Stavo facendo il giro alla chiesa. L'ultimo. Ah, ok, la vedo. Oh cazzo, altro che antiaereo, il 3.7 fa 36. Porca troia. Occhio Delta che quella è un'antiaerea finita. Beh. Sì. Colpito. Bella! Con la mitragliatrice, merda, volevi, figlio di puttana. Ma è il modo migliore con cui cammini. Mamma mia. Beh, ti dobbiamo una conquistare, aspetta. Occhio al bombardamento Delta che si fa. Lo so, ci provo a sopravvivere. Che culo, dura morire. Vediamoci subito di qua. Un'altra zona conquistata e no, scappa. Ok, teniamo la zona, non ci... No, merda, ci... Grievous. Delta, proviamo ad andare in B, perché se tanto ci prendono ci siamo fregati. Sì, io sono lentissimo, inizio a accelerare tu prima. Arriva, carro medio. Carro medio. Ci provo. Aria, verso di fronte a me, tu vedo di distrarlo. È il T-28 di prima. È ancora vivo. Colpito, vediamo se lo distraggo. Anch'io l'ho colpito. Lo distraggo. Cazzo. Colpito, no cazzo. Cerco di distrarlo. Colpito. Andato. Com'è andato? Bellissimo. Vai dritto per dritto, vai in B. Sì, ne abbiamo uno sul lato però, è lato destro. Dov'è? No, Delta lato destro. Carro medio e un antiaereo che ci sta sparando. Eccola. Che cacchio è quel coso? Un Ciao. Ok. Sì, amico mio. Ok, dov'è un altro che sta andato. Sparando? Grievous, com'è la situazione su C? Comunque abbiamo, eccolo là l'antiaereo, lo vedo. È uno stuco. Ok. Non so cosa sia. Non lo so, io sto andando in B. Voglio fotterli. Vai Delta. Fai più veloce che sai. Ci provo. Sono molto più lento del previsto. Devo essere tutti noi al momento. Tutti noi. Dai cazzo. Occhio perché ci sarà sicuramente qualcuno camperato in B. No, prendo d'occhio, era qua dietro. Ma in B ho detto. Amici. Mamma mia. Quanto lì dietro, guarda. Sì, ho notato, mi superi pure se lo vuoi poi sapere. Ok, tu vai da dietro là e io vado davanti. Vediamo se riesco. Se c'è. Funziona però. Ok, due li abbiamo, molto bene.
lo conquisteranno A sicuramente. Ok, ok, prendiamocelo, Delta. Io libero da me. Sì, sì, sì. Siete rimasti in... Tu sei dall'altra 4... parte, bravo. Siamo noi tre, mi sa, eh? Sì, siamo solo noi tre. Siamo la squadra letteralmente. Sì. Minchia, mamma mia. Bravi, bravi, bravi. Ho rinunciato. Il tipo ha preso C, gli ho sparato l'artiglieria, è andato via e poi basta. Cioè, me l'ha proprio lasciato lì. Non è neanche provato a difendere. Detto aiuto, l'artiglieria, no, ti prego. L'artiglieria no, me ne torno a casa. Qua, buono. Madonna, terza posizione, ragazzi, minchia. Pure la caccia. Cioè, niente male per una palletta di pelo. Cheat, bello. Bella cheat, bella. Per una palletta di pelo. Va bene, ragazzi, la sto parla qui, sono contento. Meno male, è andata di lusso, tra virgolette. Una bella partita. Una bella tattica per una volta, strategica. Sì. No, è stato sudato perché la nostra squadra la faccia cagare. È stata una sudata strategica. Sì, guarda, abbiamo giocato bene solo noi perché la squadra faccia schifo. Vabbè. Abbiamo fatto tutto noi letteralmente. Qui dal 38 passo e chiudo. Bella, ragazzi.